I padiglioni della Fiera di Bolzano hanno ospitato sabato e domenica scorsi 2.400 giocatori per le finali del campionato italiano a squadre di freccette, soft dart, per un totale di ben 468 team provenienti da 15 regioni italiane. Il campionato, giunto alla 20ª edizione, ha visto fronteggiarsi da settembre oltre 12.000 tesserati tra uomini e donne di tutte le fasce di età, ma solo le migliori squadre hanno potuto accedere alle finali che si sono svolte a Bolzano, non per caso. Diciamo che Bolzano è la culla del soft art, perché le freccette soffici, chiamiamole così, nascono storicamente nel 1991 in provincia di Bolzano da una felice intuizione di Carl Planck. Via via sono diventate da un'occupazione ludica e sono diventato uno sport, oggi riconosciuto dal CONI come disciplina sportiva. Bolzano, perché in diverse occasioni siamo venuti qui in Alto Adige, anche se io sono originario di Bolzano, quindi sono praticamente a casa, perché la location è eccellente. Per due giorni, fin dal primo mattino, i padiglioni della Fiera di Bolzano sono stati presi d'assalto dai giocatori e dai loro supporter. Da dire che nelle varie categorie si sono distinte numerose squadre abruzzesi, mentre sono stati rari i casi di team altoatesini che hanno ben figurato, anche se il movimento in Alto Adige conta numerosi tesserati.